Salve a tutti quanti ragazzi e ragazze, con questo telefono un po' ballerino, però sapete che questa postazione significa una sola cosa. È arrivato un nuovo esame. Avrete già visto, quando vedrete questo vlog, probabilmente gli altri degli esami che ho fatto a dicembre e a inizio gennaio. Adesso siamo al 27 di gennaio e questo sarà l'ultimo esame della mia sessione invernale. Oggi che esame andiamo a fare? Partiamo subito in quarta, anche perché sono le 7.55 e ho appuntamento alle 8.30 alla fermata dell'autobus con Jennifer, come al solito. Quindi devo finire un attimo di prepararmi, darmi una sistemata anche i capelli e andare. In realtà l'esame è un esame che mi è piaciuto particolarmente questo semestre, perché appunto andremo a fare l'esame di igiene, sanità pubblica, salute globale, organizzazione sanitaria. Sono tre moduli più o meno, poi metterò in sovraimpressione come al solito la struttura dell'esame. Ed è in realtà un esame che mi ha sorpreso particolarmente, perché non sapevo molto cosa aspettarmi da questo corso. Infatti durante la prima lezione il professore ci aveva chiesto cosa ci saremmo aspettati da questo corso nello specifico e io onestamente non avevo saputo dare una risposta. Invece è stato un corso che mi ha sorpreso particolarmente perché mi è interessato. Infatti come vi dicevo anche su Instagram, se non mi seguite su Instagram lo trovate qua in sovraimpressione da qualche parte, in realtà questo corso mi ha stupito, tanto che è stato uno dei pochi corsi che io attivamente ho effettivamente frequentato tutto il semestre, partecipando anche ai progetti eccetera. Infatti è stato anche abbastanza semplice da preparare l'esame, nel senso che l'ho preparato in una decina di giorni, avendo poi seguito la maggior parte delle lezioni ed essendomi persa solo le ultime perché coincidevano insomma con il periodo in cui ero già scesa in Calabria. Quindi è stato in realtà anche abbastanza semplice e veloce a preparare, perché avevo seguito le lezioni, perché comunque è una materia discorsiva. È stata una materia molto interessante anche perché il nostro professore, al di là dell'organizzazione sanitaria, di come funziona, della storia del sistema sanitario italiano, ci ha tenuto anche a fare comunque una panoramica e anche spiegarci tutti i collegamenti con gli eventi sociopolitici, del perché sono state prese determinate decisioni anche nel contesto storico dell'epoca. Quindi sono molto contenta, l'esame mi è interessato tanto e speriamo che oggi l'esame vada bene, ecco. Incrociamo le dita, adesso finisco di preparare le ultime cosine, finisco di prepararmi, adesso mi metto anche il rossetto e vi porto con me. Ciao ragazzi, siamo vive, siamo tornate sempre in compagnia di Jenny, perché vive ormai in casa mia dopo gli esami. E no, allora, è andata molto bene, siamo super soddisfatte. In realtà c'è stato un plot twist, nel senso che siamo arrivate lì e noi dovevamo essere la prima, cioè la prima lei, la terza io ad essere interrogate. Alla fine è andato in ordine alfabetico, quindi ci ha fatto dopo tipo, boh, 2 ore, cioè ci ha fatto tipo alle 11, che non è il massimo. Però da un lato io penso che sia stato anche più tranquillo, perché magari era più stanco. Però l'esame è stato bello perché è stato, cioè, molto discorsivo. Lui andava molto nel dettaglio, che secondo me comunque se fai un esame così discorsivo ci sta andare nel dettaglio, perché se stai troppo sul generale non capisci davvero se una persona ha studiato o meno. Però sono super contenta di come è andata e niente, poi in realtà abbiamo fatto giri, siamo passati in ospedale a ritirare delle medicine, siamo passate dalla Tipera a fare l'abbonamento, che è l'abbonamento ai mezzi della città di Bologna, per chi non mi stesse guardando a Bologna, che io dico Tipera sembra ok. E adesso siamo rientrate a casa, è l'una, pranziamo e poi ci facciamo un meritatissimo pomeriggio di cazzeggio. In realtà, come vi avevo anticipato in alcune storie Instagram e vi ho detto stamattina anche, la nostra sessione invernale in realtà finisce qua, nel senso che abbiamo deciso di dare l'esame di malattia infettiva ad aprile, anche perché a febbraio dovremo dare probabilmente l'esame del corso elettivo sulla lettura, diciamo, delle CG. Abbiamo comunque una schedule di febbraio molto piena, che però non vi spoileriamo, perché io su alcune cose sono scaramantiche, quindi non si spoilerano. E quindi niente, allora, l'esame di oggi top, comunque ci riaggiorniamo il corso della giornata, perché anche oggi ci diamo un pochino i giretti, poi recuperiamo anche Alice, che è un'altra nostra amica, e facciamo un paio di giri in centro. Come ogni post esame stiamo facendo shopping, perché è così che esprimiamo amore verso noi stesse post esame. Comunque niente, ho provato dei vestiti e non sono forse uno, ma convinto, ma nel caso torno a prenderlo dopo. Allora ragazzi, aggiornamento dalla macchina, perché in realtà ho trovato un posto che non è veramente un posto per le macchine, uno di quei posti per le macchine che diventano posti auto solo notturni, quindi dalle 20 di sera alle 8 del mattino, e sono tipo le 7.50, quindi aspetto tipo 10 minuti in macchina, adesso buttando anche un occhio se si libera qualche parcheggio più avanti, se no la lascio qua e domattina la sposto. Per dirvi che tutto bene, alla fine ho preso 2 cosine facendo shopping che mi hanno convinto particolarmente. Adesso appena torno a casa ve le faccio vedere, perché sapete che insomma quando mi capita condivido sempre cioè nel senso i
miei acquisti che faccio con voi nei vlog. Come promesso, eccomi qui a farvi vedere gli acquisti della giornata di oggi. In realtà il periodo top dei saldi è finito, ma prima non avevo avuto il tempo materiale di andare a fare acquisti e compere, quindi in realtà sono andata oggi, ho fatto pochi acquisti, tre in particolare, ma mirati, nel senso che una delle tre cose l'ho presa perché effettivamente era molto in saldo e conveniva con il prezzo che aveva, e le altre due cose invece... Una la cercavo da tempo e non avevo ancora trovato il modello che mi piaceva di vestiario, e l'altra semplicemente una cosa di routine che mi serviva. In realtà il primo acquisto infatti sono stati questi. Che cosa sono in realtà? Questo acquisto è stato fatto non oggi pomeriggio in centro, ma subito dopo l'esame, quando siamo andati verso la fine di via Ugo Bassi, se siete un po' pratici di Bologna, perché la mia amica doveva rinnovare l'abbonamento lì all'ufficio della Tiper, e lì vicino, proprio attaccato praticamente, c'è questo negozio di oggetti giapponesi, coreani, asiatici, insomma, con questa aesthetic molto cute così. E in realtà, cioè, non sono andata propriamente per quello, però se vi piace lo stile giapponese coreano li trovate un sacco di cose. Sono andata perché lì in passato avevo preso i foglietti assorbisebo, quindi gli oil absorbing papers in questo caso, e mi ero trovata benissimo con la loro marca. Allora, non c'era quelli, proprio il tipo che avevo preso l'altra volta, che era tipo al bambù e al carbone, però erano di questa linea qua, questi sono alla alte verde fondamentalmente. Però in realtà ho preso questi, che sono due pacchi da 70 l'uno, e questi qua tipo con tutti i personaggini, giusto perché sono da 75 l'uno, e sono una alla camomilla e una alla menta. In realtà il gusto poco importa, l'importante è la funzionalità. Questi sono super comodi perché ve li tenete in borsa. Io spesso magari sto truccata tutto il giorno, soprattutto in giornate come queste, quindi questi sono proprio una manna dal cielo per ritoccare ad esempio il sebo della zona T, così senza rovinare il trucco. Cioè, senza questi non vivo, e hanno veramente un prezzo, cioè costano tipo 2 euro e qualcosa l'uno, quindi avrò speso 5 euro in totale top per questi qua insieme. Dopodiché, ho messo tutto sulle grucce perché poi fiondo tutto in armadio, mi lavo e vado a letto perché sono cotta. Ho preso questi che forse, cioè, dalla videocamera probabilmente non rendono, ma sono leggings tipo effetto pelle, in realtà dentro felpatini tipo termici. Questi li ho presi da Tezeni, se li ho pagati 16,99 euro, non erano in sconto, ma avevo provato in tanti negozi svariati modelli di questi leggings, diciamo effetto pelle, e nessuno mi convinceva perché molti, essendo lucidi, fanno un po' l'effetto tipo sacchetto della spazzatura, secondo me, soprattutto quelli molto vinilici. Tipo, io sono molto bassa, quindi, e in ogni caso i leggings mi si piegano in fondo, quindi con le pieghe quelli lucidi fanno un po' effetto sacchetto della spazzatura. Questi sono opachi, in realtà, essendo che hanno dentro la felpatura, non fasciano neanche troppo in punti dove, diciamo, non dovrebbero, eccetera, e mi sono piaciuti molto addosso, li cercavo da una vita, quindi ho deciso di prenderli comunque, li ho presi da Tezeni. Ultima cosa, ma non per importanza, già la state vedendo qua, è questo maglione vestito giallo, e voi direte osceno, perché anche le mie amiche mi hanno detto osceno, però sei troppo tu, perché dovete sapere, in realtà dalla videocamera non rende, ma questo proprio, cioè, non è un giallo caldo, è proprio un giallo limone, infatti è in palette con me. E io adoro questo, diciamo, questa shade di giallo, e la metto tantissimo, quindi quando vedo cose di questa shade di giallo che mi stanno bene, finita. Poi soprattutto mi piace molto il concept del maglione vestito, soprattutto in questa stagione, e soprattutto non è molto pesante, quindi secondo me si può sfruttare ancora per un po'. Questo l'ho preso perché da 30 euro era in sconto a 9,99 euro, l'ho preso da Calliope a Bologna. C'erano anche più sobri, c'era uno grigio scuro e uno bianco, ma se vi piace questo giallo, top. Secondo me sta molto bene addosso, in generale io penso che questo sia un colore che mi sta molto bene, perché ho altre cose, infatti le mie amiche mi prendono sempre in giro perché sono proprio quella che si veste di giallo, tanto che l'altro giorno il professore alla lezione dell'elettivo mi ha chiamato the yellow one, cioè quando mi doveva chiamare fra le persone, diciamo nella platea, per rispondere alle domande, ero the yellow one, per farvi capire. Quindi mi vestirò di nuovo martedì prossimo alla lezione di giallo. Quindi, detto questo, questi sono stati i miei acquisti, vi lascio alla, diciamo, fine della serata, però sono contenta di averli condivisi con voi. Insomma, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti.